Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti al webinar numero 168 della serie Dialogo con gli autori, un progetto nato nel 2017 per dare la possibilità ai lettori di approfondire gli argomenti direttamente con l'autore. Io sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, la prima libreria online specializzata in anima, corpo, mente e spirito. Buonasera anche da parte mia, e stando al libro di cui andremo a parlare questa sera, non sono niente, nessuno, perché parleremo della coscienza integrata e che comporta anche degli aspetti sull'identità personale. Allora, grazie Roberto per essere qui con noi questa sera. Sarà un webinar molto interessante, molto intenso e affronteremo il tema dell'esistenza di Dio alla luce degli studi sulla coscienza integrata. E lo faremo con un ospite molto importante che personalmente stimo molto, il professor Corrado Malanga. Buonasera, professor Buonasera. Corrado. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'ospitalità. Per noi è veramente un piacere averla qui come ospite del Giardino dei Libri e grazie per aver accettato il nostro invito. E se non sbaglio, questa è la nostra quarta serata che facciamo insieme qui al Giardino dei Libri. Mi fa molto piacere. Sì, bene. Il vostro invito è sempre ben accetto. So che ci sono tantissime persone che vi seguono e quindi partiamo subito. Infatti, l'aggiorno un attimo velocemente sugli iscritti, che sono veramente tanti. Abbiamo superato i 5.000 iscritti, per cui questo ci fa molto molto piacere. Allora, professor Corrado, durante la prova tecnica, settimana scorsa, se si ricorda, gli avevo fatto una domanda che voglio ripetere per tutti i partecipanti in ascolto. Mi era molto piaciuta la sua risposta. Allora, io e Dio, io e Dio. Libro interessante, direi intrigante, che consiglio decisamente di leggere. Eccolo qua, faccio vedere. Ci può dire com'è nata l'idea del titolo? Sì, molto rapidamente. Io sono uno di quelli che crede, e nei lavori che ho fatto c'è scritto, che noi siamo la coscienza, che noi siamo i creatori e quindi e che siamo anche, per questo, proprio perché siamo i creatori, coloro che a specchio creano all'esterno tutta la parte di noi che noi non conosciamo. Quindi sostanzialmente se noi non sappiamo di essere Dio, lo creiamo all'esterno. E quindi io e Dio si può scrivere anche io. Ed io, perché io mi sto specchiando con me stesso. Alla fine dei conti, quando passeremo dall'altra parte, abbandoneremo questo corpo, apriremo l'ultima porta nel trovare quello che noi abbiamo sempre cercato, ci specchieremo in noi stessi e diremo: ma guarda chi era questo Dio, sono io. Bene, grazie per avermi risposto e volevo ricordare che il libro ha ben 180 pagine e questa sera, per chi lo acquista sul nostro sito www.giardinodelibri.it, avrà anche le spese di spedizione gratuite. Eccolo qua. Bene, faccio allora una presentazione veloce ai nostri partecipanti che ancora non lo conoscono. Nato alla Spezia nel 1951, Corrado Malanga è stato ricercatore di chimica organica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università degli Studi di Pisa, autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. La sua grande fama nasce dalla ricerca nel campo degli UFO, portata avanti per oltre 30 anni, nell'ambito della quale ha formulato tesi di straordinaria originalità e importante stimolo, in particolare in merito al fenomeno delle abduction aliene, dei rapimenti, nonché dai suoi studi sulla coscienza. Ideatore del triade Color Test, del triade Color Test dinamico flash, oggi i suoi studi convergono sull'idea e sulla realizzazione del mondo felice, una società totalmente ideata da Malanga, in cui ognuno è responsabile di se stesso e dove l'aggettivo felice non vuol dire vivere tutti i giorni con il sorriso sulle labbra, ma vivere tutti i giorni in modo armonico. Qui un po' della produzione, Trilogia della coscienza, poi Cheope, la fabbrica dell'immortalità. Ancora, il mondo felice non è utopia. Coscienza e Evideon. Eccolo qui. Ancora, il mondo felice.
giusto per ricordare quello che ci stavamo dicendo, così come questo Alieni o Demoni, che ovviamente arriva dalla produzione ultradecennale di cui dicevamo, UFO nella mente, quindi idem, e poi questo che veramente ci sentiamo di consigliare tanto, TCT, la coscienza ritrovata, che è stato anche oggetto di un recente webinar e che quindi potete andare ad ascoltare nel dettaglio proprio tra i webinar del Giardino dei Libri. Bene, grazie di questa carrellata. Allora, prima di lasciare la parola al professor Corrado, volevo ricordare a tutti i partecipanti che se volete potete fare delle domande direttamente al professor Malanga. Sullo schermo, nella parte a destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande. Il professor Corrado vi risponderà dopo il suo intervento. Allora, adesso io nel frattempo che mi dedico ai partecipanti perché stanno già arrivando alle domande, lascio a voi la parola. Va bene? Sì, interrompetemi quando vi pare. Proviamo, proveremo. Proverete, anche se lo so che è molto difficile, però starò molto attento ai vostri sopracciglia alzati e quindi interverrò, starò zitto. Ma io ho subito una domanda. Certo. Allora, parto dal fondo perché ad un certo punto lei scrive: l'individuo libero non possiede identità. L'unico modo per essere libero è dunque non avere ruoli e quindi perdere l'identità. Non ce la farò mai perché non è nella mia natura, ma io in questa maniera, invece che professor Malanga, potrei darti del tu e chiamarti Corrado? Certo. Ok, bene, non lo farò però perché non è nella mia natura, però ero curioso di fare questa domanda da subito. Grazie molto. Come se lo stessimo facendo. Sì, a proposito di questo, Esatto. partiamo proprio da questa cosa. Ok. Il problema di scrivere un libro, sulla ipotetica esistenza di Dio viene dal fatto che ho visto che in generale chi scrive su queste cose sono i filosofi. E i filosofi, la storia ne è piena di libri sulla probabile, possibile esistenza di Dio. I filosofi parlano in termini molto specifici. Il filosofo ha il compito di trovare i problemi e di sviscerarli, ma non di risolverli. Nessun libro di filosofia ha mai risolto un problema. Semmai il problema l'ha messo in grande luce. Allora, se questo è vero, bisognava che qualcuno cercasse di dare una soluzione a questa cosa. I padri della Chiesa non ci sono molto riusciti perché sostanzialmente, da un punto di vista ontologico, cercano di fare un discorso che contiene già il presupposto che Dio esiste. E nel corso della storia, i fisici, i matematici, cioè gli scienziati, hanno cercato di dire che le prove ontologiche non servono sostanzialmente a niente. Bisogna dimostrare le cose come stanno. Per esempio, Anselmo d'Aosta, siamo nel 1077 circa, cosa fa? Gli viene in mente di pensare che Dio esiste perché sostanzialmente è una cosa perfetta e siccome la perfezione poi alla fine dimostra è di questo mondo, e allora Dio esiste. È un discorso che si mangia la coda, non giunge a una conclusione perché parte dal presupposto che Dio sostanzialmente deve per forza esserci e quindi se c'è è in questo mondo, ma le cose non stanno in questo modo. Si può dare alla Chiesa l'idea che questa cosa, è sbagliata? La scienza ci ha provato, ma ha fallito. Perché? Perché sostanzialmente la scienza non si ricorda che nasce dalla religione. E cioè c'è un unico step, un unico punto di partenza, che è la magia, da cui tanti anni fa è nata. La scienza ed è nata la religione. Il mago era una persona troppo importante, troppo forte, e la politica ha diviso in due questo potere. Quindi anche la scienza sostanzialmente, e questo ci se ne accorge, perché nei libri di scienza che parlano di religione c'è scritto, vedi, la scienza dice le stesse cose che dice Dio. E nei libri di teologia c'è il prete che dice, vedi,
nel libro del teologo c'è scritto le stesse cose che dice la scienza, e quindi sostanzialmente si scopre che Aristotele e Galileo non sono su due fronti diversi, ma sono sullo stesso fronte. Questo testo mette la scienza e la religione da una parte, e si vede chiaramente oggi che ciò è così, perché la scienza non esiste più e si vede che ha scoperto le proprie carte e si è trasformata in una vera e propria religione. Una religione che può essere la religione dei vaccinati, la religione di certi tipi di dell'energia alla Einstein. Einstein ha detto una serie di cose: l'energia è solo positiva, e nessuno ha osato dirgli che, ma veramente, guarda che esiste anche un'energia negativa. Eh no, ma siccome l'energia negativa non serve, la butto via. Come la butti via? E così noi da Einstein in giù abbiamo descritto fisicamente il mondo solamente metà mondo. L'altra metà dell'universo no, perché Einstein dice che l'energia negativa non ha senso. Non ha senso per lui. Per me invece ce l'ha, e siccome viene fuori dai conti, bisogna tenerne conto. Ecco, la scienza diventa una religione, e gli scienziati che dopo Einstein hanno tentato di farsi pubblicare degli articoli scientifici, anche con delle idee interessanti, sono stati tutti malmenati, psicologicamente boicottati, e non hanno avuto quel successo che invece le loro idee si sarebbero meritate. Scienza e religione stanno da una parte. E dall'altra parte che cavolo c'è? Dall'altra parte c'è la coscienza umana, una cosa che è completamente diversa da Dio. Ecco il problema. Non bisogna confondere la coscienza con Dio. Qualcuno, io ho fatto già diverse presentazioni del mio libro, e nei commenti qualcuno scrive: eh sì, però in fondo Malanga cosa dice? Che la coscienza alla fine è molto simile a Dio, quindi la coscienza è Dio. No, manco per niente. Ci sono delle divergenze fondamentali. Dio, se esiste, ammettiamo che esista, con la nostra logica lo possiamo dire, è un essere perfetto. L'essere perfetto non avrebbe mai potuto creare l'uomo. Perché? Ma per tanti motivi. Prima, perché un essere perfetto non crea una cosa imperfetta, e quindi, siccome noi siamo sicuramente non perfetti, guardiamoci allo specchio, guardiamo Mario Draghi e ci rendiamo subito conto che Dio non potrebbe mai aver creato Mario Draghi. Ti immagini Dio che crea Mario Draghi? Questa è pura. Cioè, non c'è bisogno di leggere un libro di teologia. E poi perché l'atto della creazione è un atto che prevede un fare, e il fare viene messo in atto da chi ha bisogno di fare, ma il bisogno è una necessità, e Dio non ha nessuna necessità, secondo l'accezione che ne danno i teologi. Perché Dio, se è perfetto, ha tutto, è tutto, non ha bisogno di niente, e quindi non ha bisogno di fare nessuna creazione. È una pura banalità. Le cose potrebbero non stare così perché noi esistiamo e qualcuno ci ha creato. Quindi noi ci dobbiamo chiedere che, come mai siamo qui? La creazione da dove è partita, se non è partita da Dio? Oppure dobbiamo per forza pensare che Dio è un essere imperfetto, ci ha creato per caso, ci ha creato per sbaglio. Ma tutte queste accezioni esulano da quella che è la definizione di Dio. Dio è perfetto. Allora, se Dio è perfetto, Dio non ci ha creato. Quindi noi non siamo creature divine. Punto numero uno. Noi non possiamo quindi renderci conto, se le cose stanno così, dell'esistenza di Dio. Perché? Perché non ne siamo mai venuti in contatto. E questo che cosa vuol dire da un punto di vista scientifico? Che se io ho un contatto con un Dio, allora il contatto trasporta informazioni, l'entropia si sposta da Dio, che sicuramente ha un'entropia più alta di me, verso di me. E io acquisisco consapevolezza e coscienza parziale, perché magari il contatto è stato piccolissimo nel tempo e nello spazio, ma io in ogni caso ho preso qualcosa del Dio. Poi Dio si è staccato da me. Se si è staccato da me, io non ho più contatto con lui, quindi non mi arrivano più le informazioni del Dio, e quindi io non ho la possibilità di sapere mai, in questa accezione, se Dio esiste oppure no. Quindi,
già abbiamo un problema. Dio ci avrebbe creato e se ci ha creato sarebbe imperfetto. Oppure Dio non ci ha creato e allora ci ha creato qualcun altro, facciamoci la domanda. Ecco, il porci questa domanda ci pone di fronte a una banalità. Alla fine il teologo alle strette, e non potendo più utilizzare la ragione, dice, ma il credere in Dio è un dono, o ce l'hai o non ce l'hai. E non c'è necessità di fare delle speculazioni scientifiche sull'ipotesi della realtà di Dio. Perché? Perché anzi, se fai questa ricerca, fai un peccato grave, un peccato originale. Come? Non credi nel tuo Dio, nonostante il fatto che lui ti abbia creato? E allora, brutto zozzone, andrai all'inferno perché sei cattivo. Allora, non si può fare un ragionamento dentro di noi che vada alla ricerca di Dio, perché sennò abbiamo la paura di finire all'inferno, e non ci si deve porre nessun problema, perché credere in Dio è un atto di fede, è un dono del Signore. Allora, si può dire che io questo dono non l'ho avuto? Si può dire. Allora, però, io ho cercato, non avendo avuto questo dono, di girare attorno al problema cercando di capire in un altro modo, facendomi delle domande. Io me le posso fare le domande perché io non ho avuto il dono. E la prima domanda, banalissima, è: ma Dio è all'interno o all'esterno dell'universo? Vedete? Perché? Perché se Dio fosse all'esterno dell'universo, e sarebbe staccato dall'universo, perché se fosse attaccato all'universo passerebbero le informazioni e quindi io verrei nutrito dall'entropia del Dio. Se questa cosa non accade e Dio è staccato dall'universo, l'universo e Dio sono due cose differenti. Allora bisogna capire che gli antichi filosofi se la cavavano rispondendo che l'essere è uno solo, perché se gli esseri fossero due, tra i due esseri ci sarebbe il non essere. Ma siccome il non essere non è, l'essere è uno solo. In termini più tecnici, la fisica quantistica spiega questo in un modo chiaro. Perché dico Dio non può essere fuori dell'universo? Questo voglio arrivare qui. Perché se noi siamo all'interno dell'universo, ammettiamo che l'universo sia semplicissimo, sia fatto di un unico abitante, una mosca che sta all'interno di una scatola, che è l'universo. Questa scatola ha le pareti così alte, in fisica quantistica si dice a potenziale infinito, che la mosca volando nella scatola non può uscire. E la mosca ha un'energia perché vola destra, sinistra, destra, sinistra. Quando la scatola si allarga, la mosca sta in uno spazio più largo. La mosca si comporta come gli elettroni negli orbitali atomici. La sua energia si abbassa. La mosca vola più lentamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i livelli energetici che ci sarebbero possibili per una mosca in una scatola piccola si appiattiscono tutti nella scatola mano a mano che la scatola diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, fino a che tutti i livelli energetici si sono appiattiti. La mosca praticamente non vola neanche più perché non ha quasi più energia, le pareti della scatola si sono abbassate e si può uscire, la mosca può uscire, ma dove va? Perché questo accade solo quando la lunghezza della scatola è infinita. Quindi nell'istante in cui l'universo diventa infinito, la mosca potrebbe uscire, ma non sa dove andare perché non c'è nessun altro luogo. In questo contesto, quello che voglio dire è che l'universo appare ai fisici quantistici infinito da questo punto di vista. E questo vuol dire che non c'è posto per un Dio di abitare in un altro luogo, perché l'universo ha occupato tutto il posto che c'è. Questa cosa, tecnicamente, può essere risolta, pensando che Dio potrebbe essere all'interno dell'universo. Perché Dio dovrebbe aver creato una cosa laggiù in fondo? Sa, con un fulmine, come noi ce lo immaginiamo nel cervello, si crea questa specie di pala luminosa, l'universo. No. Potrebbe Dio aver creato, visto che prima non c'era niente, l'universo nell'unico posto dove si può creare, cioè attorno a sé, non fuori. In quel contesto Dio farebbe parte dell'universo. Se questo è vero,
Dio è dentro l'universo, è al centro dell'universo e noi ne potremmo prendere le informazioni perché c'è un contatto continuo. L'emanazione di Dio è l'universo, quindi noi tutto ciò che tocchiamo è praticamente il vaso che ha costruito il Dio Ptah, vasaio. E non riusciamo a vedere come è fatto Dio, ma riusciamo a guardare il vaso, cioè riusciamo a studiare come è fatto l'universo. Beh, allora guardiamo sto vaso che è l'universo, la fisica quantistica lo fa, guarda il vaso e attraverso il tipo di vaso cerca di capire chi era il vasaio sostanzialmente. Cosa dice la fisica quantistica? Che l'universo è tecnicamente infinito. Perché dico tecnicamente? Perché in realtà da un altro punto di vista infinito cosa vuol dire? Che ha delle barriere? No, infinito vuol dire un'altra cosa. Per la fisica quantistica vuol dire che se te ti metti a camminare con un'astronave alla velocità della luce o anche più in una certa direzione, a un certo punto ti aspetti che la tua astronave vada a sbattere da qualche parte. Scoprirai che non c'è questa barriera da nessuna parte, ma si scoprirà a un certo punto che viaggia te, che viaggio io, che viaggia te, che viaggio io, alla fine ci si trova al punto di partenza. L'universo ha una forma particolare per cui appare infinito nel senso che non ha nessuna barriera. E questa barriera non si può trovare, non è trovabile, non c'è fisicamente. Queste osservazioni vengono fuori da un discorso che non può essere un discorso filosofico, perché il filosofo sbaglia sempre quando pone il problema. Il problema è: esiste Dio? Se Dio esistesse saremmo in questo problema. Non esiste Dio? Se Dio non esistesse saremmo in quest'altro problema. E dice chiaramente: non vogliamo arrivare a delle conclusioni, ma per esempio, come dice un signore che ho conosciuto solamente ieri, perché ha scritto sul mio blog, Andrea Pitto, nel 2012 lui aveva scritto un articolo che si conclude con la stessa frase che è oggi il titolo del mio libro, la stessa identica frase. Però quella frase di Andrea Pitto, che credo che sia un filosofo, perché non lo conoscevo fino a stamattina, è fuori luogo. Cioè viene messa alla fine, non si capisce bene perché. Perché non si capisce bene perché? Perché il filosofo non giunge a nessuna conclusione, quindi sostanzialmente lui dice una cosa fondamentale, ce l'ho qua. Lui dice: essere entrati nel campo della probabilità, probabilità in termini quantistici, quindi matematici, ci fa capire che i numeri e il ragionamento logico giocano a sfavore dell'ipotesi Dio. Non è vero, non è vero. Mi dispiace per il signor Pitto, ma la fisica quantistica, proprio perché dice le cose o esistono o non esistono, no, la fisica quantistica dice c'è la probabilità che le cose esistano. Allora esiste una piccola probabilità, ma c'è sempre una probabilità piccola ma maggiore di zero che Dio esista. Per la fisica quantistica quindi non è vero che quindi la fisica quantistica e il ragionamento scientifico distruggono l'esistenza di Dio, assolutamente il contrario. Quindi si capisce come quella frase, che non aveva significato in quel testo, acquisisce invece un significato coscienziale nel mio libro, perché io spiego perché io ed io può essere scritto come certo. Io e Dio. Certo. Ecco. Allora, io ho un po' di domande, nel senso che da questa prima parte abbiamo già capito, penso, un po' l'impostazione del libro, dove c'è appunto la filosofia, dove c'è anche la fisica quantistica e non solo. I ragionamenti si intrecciano in maniera assolutamente logica e arrivano a delle conclusioni. Poi magari ci lasciamo uno spazio anche per l'ultima parte del libro, che credo sia sorprendente. L'invito che faccio a tutti coloro che ci ascoltano e che acquisteranno il libro, mi sento davvero di consigliarlo, perché è un viaggio sì, molto molto interessante, molto bello, con tanti rimandi che non possono che
accrescere la nostra consapevolezza. Ecco, l'invito che faccio appunto è quello di, dopo le prime 4-5 facciate, non mollate, perché poi si chiarisce tutto, ok? Questo è fondamentale. No, vorrei chiedere questo: tutti questi ragionamenti che ora ci ha abbozzato, che nel libro sono sviluppati sulle 180 pagine circa, a me pare che alla fine determinino gli elementi per un insegnamento, che è quello al ragionamento autonomo, il quale probabilmente l'ha anche scritto, se non ricordo male, non so se in maniera così esplicita, ma è possibile di sì, viene un po' a mancare negli ultimi periodi, ma nessuno ci toglie questa, insieme ad altre grandi libertà di cui andremo a parlare, che è quella proprio di ragionare. Forse uno dei messaggi più importanti che il libro contiene è proprio l'invito a riflettere con la propria testa, frase che siamo abituati a dire, ma poi farla è un'altra cosa. Sì, perché? Perché questo è un punto centrale dello studio della coscienza. La prendo alla lontana, ma mi avvicino rapidamente a Ok. Dio. Dio non può esistere nella accezione cattolica perché Dio è perfetto e i signori perfetti non hanno voglia di creare niente, se ne stanno a casa loro e non fanno nulla. Quindi, visto che ci siamo, qualcuno ci deve aver creato. Sostanzialmente una delle risposte potrebbe essere ci siamo creati da soli. E alla fine, anche se questo può sembrare incredibile, è proprio il risultato del libro. Dicendo noi stessi non ci ricordiamo più che ci siamo creati perché siamo venuti qui per fare un'esperienza. E c'è un motivo fondamentale del perché dobbiamo fare questa esperienza, che nel libro è scritto. All'inizio, in realtà, l'uomo non c'è. All'inizio c'è una cosa che io ho chiamato coscienza, no? E la coscienza si divide in due parti e si divide in due parti proprio per, secondo il mio modesto punto di vista, per caso sostanzialmente, perché se non si fosse divisa noi non saremmo qui a parlare. Ma nell'istante in cui si divide, ecco che le due coscienze creano l'universo come noi lo vediamo, c'è cioè un universo duale, un universo fatto di buoni e cattivi, di acceso e di spento, di Shiva e di Vishnu, di demoni e di angeli e così via. Una dualità che vediamo oggi in tutte le cose che facciamo. Perché questo accade? Perché la coscienza, l'unica cosa che non sapeva era, come ho detto tante volte, che cosa vuol dire due, che cosa vuol dire essere insieme. La coscienza è una cosa sola. Quindi, siccome la coscienza è imperfetta, ed è imperfetta perché non sa che cosa vuol dire duale, allora la imperfezione della coscienza può creare, può fare qualche cosa perché ne ha sostanzialmente bisogno. Attraverso il fare costruisce l'universo che è duale e attraverso il fare la dualità si esprime in tutte le cose di questo universo. Dopodiché, alla fine, le due coscienze e tutto il resto si uniranno insieme e tornerà la coscienza unitaria, che questa volta sarà come prima. No, sarà come prima come unità geometrica, ma tecnicamente avrà una entropia superiore perché avrà la conoscenza del tutto. L'unica cosa che la coscienza non sa è cosa vuol dire essere due. Alla fine di questa esperienza necessaria lo sa. Per fare questa esperienza, la fisica quantistica dice che l'universo è non locale, cioè non esiste lo spazio, non esiste il tempo, non esiste l'energia, se non punti fermi. Quindi noi stiamo vivendo in questo momento, visto che il tempo non esiste, lo stesso istante dell'inizio. Stiamo vivendo sotto altre forme, ognuno di noi sotto altre forme. Frattalicamente la stessa esperienza della coscienza che si sta dividendo. Uno vede l'altro e vive col patema di aver perso un pezzo. L'altro vede l'altro pezzo che si allontana e dice la colpa è tua. E così ecco che abbiamo subito la distinzione tra un pensiero maschile e un pensiero femminile, tra chi ubbidisce e chi tende a comandare. E in quel contesto, per riunificarsi insieme, le due parti sanno che devono fare qualcosa per riunirsi. E lo fanno, ma sanno che non si possono riunire subito, perché se no non concludono l'esperienza e quindi dopo gli ritocca ristaccarsi un'altra volta. Per
Quindi si vive oggi noi in questo loop che se da una parte ci porta a tentare di stare con l'altro, d'altra parte ci porta a dividerci dall'altro perché dobbiamo continuare a fare l'esperienza da soli. Chi in coppia di noi non ha provato questo dualismo mentale nella sua vita? Questo è solo un esempio. Arrivo ora alla questione del tipo di ragionamento. Nel fare questo processo bisogna imparare che cosa vuol dire essere duali, che cosa vuol dire aver perso un pezzo di me nell'altro e che cosa vuol dire tornare a essere unificati abbattendo quella che è l'egoicità della persona. Non è che se io mi unifico con l'altro, l'altro mi metterà i piedi sulla testa e dopo comanderà lui. Io avrò perso la mia identità. No, io avrò riacquisito l'identità della coscienza. Avrò riacquisito quello che era l'identità di chi ero prima. Nel fare tutto questo, c'è questa parola chiave, fare. Per fare bisogna in qualche modo pensare. Cogito ergo sum, non è che l'ho inventata io questa cosa. E il pensare, il pensiero produce l'azione. Allora, se invece noi oggi siamo davanti alla televisione e guardiamo le puttanate che dice Rai 1 dalla mattina alla sera, o leggiamo il Corriere della Sera o Repubblica, che sparano una marea di fake news dalla mattina alla sera, e ci crediamo, abbiamo deciso di utilizzare un ragionamento ontologicamente religioso. Devi credere che esiste Dio, se non ci credi fai peccato. Quindi, che ne so, c'è un signore che si chiama Mario Draghi che dice vaccinati e io mi vaccino. C'è un signore che si chiama Bergoglio che dice confessati e io mi confesso. No, con questo sistema si fa che cosa? Si decide che cosa? Si decide di mettere nell'altro la responsabilità delle proprie azioni. C'è Dio che ha creato l'universo, ci sono i demoni che ci rompono le scatole. Benissimo, il problema è che noi viviamo male o viviamo bene, ma per conto di altri. C'è nella società l'avvocato a cui chiediamo di difenderci se no andiamo in galera, c'è il commercialista a cui chiediamo di difenderci dallo Stato che sostanzialmente non fa altro nella sua vita che rubarci i soldi, c'è il prete da cui andiamo quando facciamo un peccato perché ci lavi l'anima, c'è il medico a cui diciamo dottore mi guarisca. Tutto viene delegato, c'è il politico a cui gli diciamo governa te per me perché io non c'ho voglia. Ecco. Questo atteggiamento è un atteggiamento che la scuola italiana negli ultimi 30 anni, oserei dire da Craxi in poi, ha prodotto sul territorio italiano. La televisione ha prodotto una marea di italiani, secondo me, deficienti, nel senso ortodosso del verbo, cioè che gli manca qualcosa, no? Gli manca cosa? La volontà e successivamente anche la capacità di poter ragionare con la loro testa. Quindi sostanzialmente noi abbiamo in Italia un modus pensandi che non voglio giudicare né positivo né negativo, ma è del 75% almeno di persone che hanno deciso di pretizzarsi, cioè di seguire o la scienza o la religione, che sono sostanzialmente due religioni, mentre in realtà si dovrebbe seguire, secondo il mio punto di vista, se noi vogliamo veramente trovare noi stessi, dentro di noi, seguire quello che ci dice la coscienza. Ecco, tanto per rispondere alla sua question. Certo, diciamo che siamo d'accordo sul fatto che la libertà non si esercita, ma si è liberi, perché la libertà è un qualcosa che va anche al di là del fare. Se mi si dice di andare verso A e io vado all'opposto verso B, non sono libero in quel momento, perché sto creando una reazione ad un'azione, quindi sto reagendo, non sono ancora nella piena libertà. Da libero, in teoria, si può dire che dovrei riconoscermi come completo e quindi non fare pressoché nulla. Sbagliato o Sì, giusto? se posso aggiungere una Certamente. nota per perfezionare o provare a perfezionare questo discorso,
Il concetto di libero arbitrio, posso andare di qua o posso andare di là, è un concetto falsiforme. È un inganno. È un inganno. Sì, l'idea del libero di Dio ci avrebbe dato il libero arbitrio, quindi noi possiamo decidere il nostro futuro, ma in realtà questo è uno simbolo, cioè non ha senso, perché Dio ha già deciso e visto che cosa sarà di noi, e quindi questa cosa veramente da un punto di vista ontologico non ha nessun senso. Ma il senso che gli vorrei dare io è questo: noi abbiamo bisogno di sentire che in questa società abbiamo la possibilità di decidere, di poter, che ne so, votare a destra o votare a sinistra, è un esempio tra i più banali. E sapendo che noi possiamo votare a destra o a sinistra, siamo contenti. In realtà, l'universo è fatto in modo tale che sia se votiamo a destra, sia se votiamo a sinistra, votiamo sempre per la massoneria. E quindi alla fine non succederà niente. Questo perché? Perché il libero arbitrio, in realtà, che noi sentiamo come esigenza, l'idea di poter scegliere dove andare, è un bisogno. Il bisogno è qualche cosa che si ha solo, si manifesta solo, se noi viviamo in separazione con il resto dell'universo. Io ho bisogno di fare qualcosa, vuol dire che se ne ho bisogno, questa cosa non la contengo. Ma se io sono il creatore dell'universo, non posso avere bisogno di fare qualcosa. Non avrei nessun bisogno. Ma siccome io mi sono dimenticato di essere il creatore dell'universo, credo di avere bisogno del libero arbitrio. In realtà, nell'istante in cui io mi ricordo di essere la coscienza pura e integrata, non ho bisogno di decidere di andare o a destra o a sinistra, perché la coscienza sta ferma, non fa assolutamente niente, non ha bisogno di esprimersi nel fare, perché ha già fatto tutto. Quindi, più abbiamo necessità di libero arbitrio, più siamo lontani dalla coscienza. Ciò non vuol dire che allora, siccome il libero arbitrio, la coscienza sostanzialmente non ce l'ha e non sa neanche cos'è, allora la coscienza non è libera. Perché noi siamo liberi, noi non è che abbiamo la libertà. L'unica cosa che è veramente libera è la coscienza. Perché? Perché è libera di fare tutto anche se non fa niente. L'unica possibilità che noi abbiamo di manifestare la libertà è nella realtà reale, non nella realtà oggettiva, virtuale di oggi. Nessun essere nell'universo si può dire libero, perché esiste comunque un assoggettamento a delle regole o a delle leggi, che siano anche quelle naturali del luogo in cui abita, per cui, naturalissime peraltro, perché il sole nasce a una certa ora e quindi io sono assoggettato alla nascita del sole, quindi non sono libero di fare come mi pare. Ecco, solo la coscienza è libera, e proprio perché è libera di fare quello che gli pare, non fa assolutamente niente. Bisogna, da questo punto di vista, lo dico ai cattolici, diffidare di quelli che fanno i miracoli, perché i miracoli li fanno solo coloro che hanno bisogno di fare i miracoli per acquisire credibilità. Chi in realtà sa fare veramente i miracoli non ha nessun bisogno di mostrare che fa i miracoli. Quindi personaggi strani e misteriosi, a volte esistiti come Sai Baba, o inesistenti da un punto di vista storico come Gesù Cristo, è meglio tenerli lontani. Allora, ha detto su ogni frase c'è uno spunto per un'ulteriore domanda, veramente, proprio sul tema della libertà. Poi ci sarebbero infinite domande su cosa sia effettivamente la libertà. Adesso faccio una citazione terribile nei suoi confronti, ma mi viene in mente un cantante che si chiama Bruno Risas, il quale dice in un recentissimo suo brano, dice: tutti vogliamo essere liberi, alla fine però nessuno essere liberi sa cosa sia. Nessuno lo sa, tutti lo vogliamo, ma nessuno di noi lo sa, proprio perché non si fa riferimento a questa coscienza integrata e a questa riunione delle tre parti che lei giustamente cita poi e spiega nella fine del libro, quindi lo spirituale, l'animico ed il mentale, la nostra umanità. Sì. L'idea che noi siamo venuti qui
capire, per comprendere, è dovuta al fatto che dagli studi che ho fatto su campi completamente diversi mi hanno portato a vedere l'uomo in realtà dentro di sé. Cioè, visto che non si capisce fuori che cosa sta succedendo, visto che abbiamo difficoltà a comprendere la nostra ignara creazione e sostanzialmente involontaria creazione da un punto di vista coscienziale, fuori di noi, lo specchio non funziona, guardiamo dentro di noi e nel cercare dentro di noi abbiamo scoperto che l'uomo è fatto di tre parti fondamentali, una parte animica, il femminile, una parte spirituale, il maschile, e una parte androgena che è il mentale. Queste tre parti si muovono, hanno una consapevolezza e una coscienza di sé, sono costruiti da tensori e da vettori che hanno caratteristiche chimico-fisiche ben precise e si può fare una modellizzazione di queste tre pallettine che sono in realtà la nostra coscienza. Quello che una volta era la coscienza integrata si è divisa in tre. Per fare l'esperienza. Non bastava due. Sì, certo che bastava due. La terza, la parte mentale, è un problema che viene fuori dal teorema di Shannon. Allora, Shannon ha fatto un paio di teoremi molto interessanti. Uno di questi è: se io devo guardare un fenomeno fisico, devo utilizzare una frequenza dell'occhio mio doppia della frequenza con la quale il fenomeno fisico si manifesta. Pensate a un'automobile che ha i cerchioni che girano e si mette in moto, a un certo punto si vedrà che sembra che i cerchioni vadano indietro. Certo. Quello succede proprio per questo motivo. Quindi io non riesco a vedere e a captare quel fenomeno fisico come sta andando avanti, mi dà una risposta sbagliata. Noi siamo i creatori dell'universo. Dio non è perché è perfetto. Noi che siamo la coscienza imperfetta, sì, quindi noi possiamo essere i creatori dell'universo. Se siamo i creatori dell'universo, allora lo abbiamo creato con una certa frequenza, questo grande scatolone che è l'universo. Quando noi lo osserviamo con la stessa frequenza con cui l'abbiamo creato e siamo fregati, perché il teorema di Shannon ci condanna a non avere la visione reale di quello che realmente accade. Quindi, uno spirito e un'anima che in realtà molto velocemente interconvertono l'uno nell'altro tra di loro, come le formule di limiti di risonanza del benzene, quindi capirebbe bene il chimico organico di turno, come una ruota che gira con degli spicchi gialli e degli spicchi blu. Pensate che gira così velocemente che voi vedete verde, una ruota completamente verde. La ruota non è verde, voi vedete la mente, ma in realtà la mente a questo punto è solo un'estrusione tecnica della parte spirituale e se volete della parte animica in questo contesto, che virtualmente esistono, ma noi non riusciamo a vedere le due cose come questo dito che si muove così velocemente che noi vediamo una cosa sola. Ecco, il teorema di Shannon ci fa capire come noi siamo i creatori dell'universo, ma se non comprendiamo questa cosa, siamo destinati a guardare la nostra creazione prendendo delle cantonate. Lei parla anche di, professore, parla anche di armonia, utilizza questo termine per identificare l'armonia con noi stessi e quindi, come dire, quella piena libertà che oggi è crescente, perché è crescente la coscienza, perché in qualche modo è crescente la consapevolezza, proprio, e questo è interessantissimo, per via di tutto ciò che sta accadendo in questo ultimo periodo. Aumenta chi ha questa coscienza, quindi anche se lentamente, mette tra parentesi. Abbiamo forse intrapreso un cammino lento, difficile, ma che senza questa sollecitazione, senza questa necessità, senza questa spinta al risveglio, magari non avremmo avuto, ecco, forse 4 anni fa non avremmo fatto questi ragionamenti, non avremmo parlato in una certa maniera, non ci saremmo avvicinati in una certa maniera tra tanti di noi. Allora, il problema è questo. C'è un secondo principio della termodinamica che è espresso da
l'equazione di Boltzmann, che guarda caso ha la stessa forma dell'equazione di Shannon, non a caso, è identica, ma l'equazione di Boltzmann descrive l'entropia. Il secondo principio della termodinamica dice che l'entropia in questo universo aumenta sempre. L'entropia è la misura della coscienza, è la coscienza. Allora, qui dietro a questo discorso io tante volte ho detto delle cose perché la gente, anche i fisici, i termodinamici, non hanno capito bene questo discorso. Su alcuni libri c'è scritto in modo corretto, ma nel 99,9% dei casi vengono raccontate delle palle clamorose anche alla nostra università perché non hanno capito cos'è il significato di entropia. E c'è un motivo. L'ordine è la coscienza. L'ordine aumenta sempre, quindi la consapevolezza di sé nell'universo aumenta sempre. Non c'è niente da fare. È un principio tecnico. E il mondo, l'universo è fatto così. Questo cosa prevede? Prevede che non si può tornare indietro. Noi non possiamo tornare scimmie, semmai scimmie siamo stati. Semmai scimmie siamo stati, e su questo avrei dei dubbi. Quindi, seppur lentamente, andiamo avanti. L'entropia si misura in tanti modi. Uno dei modi per misurare l'entropia e per vedere se noi stiamo andando verso la direzione giusta e corretta è la simmetria. Le cose più simmetriche sono, più armoniche sono, più hanno un contenuto termodinamico alto in entropia e basso in energia. Perché l'energia del sistema e l'entropia sono inversamente proporzionali tra di loro. C'è un segno meno. E uguale meno TS, dove T è la temperatura. C'è un segno meno lì davanti. Ecco perché la gente crede che l'entropia sia disordine. Caos. Semmai è meno disordine. A me, professore, scusi, ma insegnarono che l'entropia è il caos. Ecco, allora facciamo così. L'universo cosa fa? Si raffredda. L'universo si sta equalizzando. Tutte le cose si fermeranno a un certo punto e quello non è sicuramente il caos, ma è l'ordine. Okay. A questo punto, quello che... Per esempio c'è l'esempio delle palline colorate in un sacchetto. C'è tutte le palline gialle da una parte, tutte le palline blu dall'altra, si muove il sacchetto e le palline spontaneamente si mescolano gialle e blu insieme. E il fisico di turno dice, vedi, dalla ordine giallo da una parte e blu dall'altra si è creato il caos, giallo e blu insieme disordinati. Il fisico di turno non ha capito una mazza. Ha studiato tanto ma non ha capito niente, perché l'entropia si misura con la simmetria. Quando io da una parte dello specchio c'ho il giallo e dall'altra parte c'ho il blu, non c'è la simmetria che io ho quando invece c'ho il giallo e il blu mischiati tutti insieme. Okay. Quindi l'entropia si è mischiando le particelle, è aumentata, perché è aumentato l'ordine, non il disordine. E purtroppo mi dispiace, sull'80-85% dei libri che c'è scritto questa spiegazione al contrario e che viene insegnata soprattutto nelle scuole medie e superiori in questo modo sbagliato. Ma è quel segno meno che non è lì a caso, che non è perché? Lì a caso. Perché? Da dove arriva quel segno meno, professore? Il segno meno arriva da una convenzione, perché l'entropia non si può misurare. Si misura il delta S, cioè la differenza di entropia che c'era 5 minuti fa e quella che c'è ora. Quella si può misurare, perché nessuno sa qual è l'entropia che c'era all'universo, all'inizio dell'universo. Certo che si può sapere. L'entropia che c'era all'inizio dell'universo era il disordine più totale, tra virgolette. Il disordine più totale corrisponde a un valore di entropia uguale a meno infinito. Quindi alla fine dell'universo, quando l'entropia avrà raggiunto il valore più grande, che è zero, zero meno infinito fa più infinito. Ecco perché alla fine dell'universo ai fisici teorici viene fuori più infinito, il delta S. No l'entropia, perché l'entropia massima di tutto l'universo è sempre, sempre zero. Non può né aumentare né diminuire, perché l'universo è nato dal nulla, che è lo zero. Questo dice, che ne so, lo zero point energy in fisica quantistica.
Quindi, perché è zero il massimo valore dell'entropia? Perché se noi abbiamo tante cose, queste cose poi si riuniranno tutte in una cosa sola. E la formula parla chiaro. S, entropia uguale al meno logaritmo dei microstati. Meno logaritmo di 0, scusate, meno logaritmo di 1, quando tutte le palline si saranno riunite in una cosa sola, che è la coscienza, il meno logaritmo di 1, il massimo valore è 0. E non c'è niente da fare. Cioè, funziona così. Da questo punto di vista si comprende come noi ci siamo separati e nel separarci abbiamo in qualche modo gettato dell'energia sul piatto. In questa parte dell'universo abbiamo puntato 100 dollari, dall'altra parte dell'universo abbiamo puntato meno 100 dollari, cioè l'universo, che è un sistema totalmente isolato, l'unico sistema isolato esistente, ha entropia zero sempre, perché più 100 dollari, meno 100 dollari, anche se era all'inizio dell'universo, fa sempre zero. Poi, chiaramente, meno infinito e più infinito fa zero, zero più zero fa zero. In qualsiasi momento noi vediamo le due entropie delle due parti dell'universo tornano a zero. Nella nostra parte noi facciamo un percorso di acquisizione di consapevolezza e dall'altra parte dell'universo accade uguale. Nessuno si può accorgere da quale parte è. Qui ci sono degli altri teoremi di fisica e di matematica che lo dimostrano, il Ma teorema questo, della dualità forte. professore, mi scusi, questo significa che a causa di tutto, malgrado tutto, grazie a tutto, non saprei come dire, l'equilibrio viene sempre mantenuto. Certo, l'equilibrio viene sempre mantenuto. I fisici non l'hanno capito tanto, secondo il mio modesto punto di vista, e lo potrebbero capire in 5 secondi se ammettessero che esiste il fotone che è fatto in un altro modo, non come dicono loro. Il fotone è una particella che secondo Planck non ha massa. Non avendo massa, il fotone non può avere un'antimassa. Quindi non può esistere un'antiparticella, un antifotone. In realtà, il neutrino, per esempio, secondo Majorana, le particelle di Majorana sono fatte così, invece ha una caratteristica. L'antineutrino è uguale al neutrino. Secondo me, il fotone è una particella di Majorana. Non è una particella di Planck, cioè il fotone è qualcosa che vibra tra due stati. Vi ricordate blu e giallo che diventano verde? Uno con massa positiva e l'altro con massa negativa. Interconvertono tra di loro a grande velocità, sotto i 10 alla meno 44 secondi, cioè sotto il tempo di Planck, non se ne accorge nessuno. Noi vediamo un fotone che non ha massa e non ci accorgiamo che il fotone invece ce l'ha o una massa positiva o se lo prendi in un altro momento una massa negativa. E quando è che ce ne accorgiamo? Quando raffreddiamo l'universo a meno 273 gradi. Allora questa oscillazione si ferma e noi cominciamo a vedere, e questo è stato misurato, che il fotone ha una massa e quando il fotone rallenta ha una massa negativa e si chiama il fotone a massa negativa fonone. E lì succedono tutta una serie di altre cose incredibili. Ci saranno 200-250 lavori di fisica quantistica che fanno chiaramente vedere che il fotone, tra parentesi, ha una massa che in valore assoluto vale 10 alla meno 54 kg. Sapete che cosa vuol dire da un punto di vista coscienziale? Che noi, ancora una volta, la nostra coscienza ci fa vedere solo metà della medaglia. L'altra metà non riusciamo a capirla, a vederla, perché non ne abbiamo consapevolezza. Ma il fatto che il fotone abbia una massa, seppur piccola, ci dà una grande gioia. Sapete qual è? Quella che l'universo è finito, perché l'universo, più di 18 giga anni circa, non può durare. Questo accade se il fotone ha una massa. Se il fotone non avesse massa, l'oscillazione non si fermerebbe mai, ma una piccola massa del fotone a un certo punto, dopo 18 miliardi di anni,
il fotone si rallenta e anche lui termina la corsa. E questo cosa vuol dire? Che la coscienza ha ragione. La coscienza crea un universo finito anche nel tempo. Perché? Perché se io devo creare qualche cosa per comprendere la parte di me che mi manca, la creo, ma non ho bisogno di creare un universo infinito in tutte le sue forme, perché io coscienza so tutto, tranne una cosa. Cosa vuol dire duale? Allora non ho bisogno di creare un universo infinito, mi basta creare un universo grande a piacere, ma completamente finito. E questo ci spiega chiaramente quello che la scienza non ti spiega, la teologia men che meno, ma il raziocinio, il buonsenso, il pensiero e anche un percorso coscienziale personale ti possono mettere su un piatto d'argento. E quando te questa cosa la fai vedere al fisico di turno, quello ti dice: porca puttana, c'hai ragione.